Salve ragazzi, rieccoci. Allora, questo è il commento di Inter Fiorentina. Scusate. Allora, beh, questa partita, ragazzi, c'è poco da dire. Poco da dire. La Fiorentina, dopo 3 minuti e 23 secondi, conquista un calcio di rigore perché c'è un passaggio all'indietro di Handanovic. Per Handanovic, Handanovic controlla male. Arriva Kalinic, Handanovic lo colpisce sulla gamba sinistra e rigore netto, ragazzi. Raccontarvi questa partita è una cosa incredibile. Partita. E io faccio un applauso alla Fiorentina da sportivo perché la Fiorentina stasera ha fatto veramente una bellissima partita. Molto, molto, molto brava è stata la Fiorentina questa sera. E comunque, ragazzi, parte dal dischetto Ilicic e tira all'incrocio praticamente. E Handanovic forse la tocca anche, ma non riesce a evitare il gol. Poi la Fiorentina era nell'area che facesse il gol del 2-0. Ilicic si accentra sul sinistro, tira, fa partire un gran sinistro. Handanovic con la mano sinistra para, la palla si alza, ritorna giù e sulla linea della porta arriva Kalinic che fa il gol del 2-0. Quindi 2-0 per la Fiorentina e lì sembrava che già l'Inter fosse KO. Qui però diciamo che questi sono stati anche due gol frutto di un errore, di due errori, diciamo, soprattutto di errori da parte dell'Inter. E cosa succede? Allora, come fa la Fiorentina a fare il terzo gol? Il terzo gol a me piace, mi è piaciuto da morire. Mi è piaciuta sinceramente l'azione di Alonso. Non mi ricordo se era Alonso o Tomovic. No, era Alonso, Marcos Alonso. Alonso che si allunga la palla e brucia Perisic in velocità come se Perisic fosse uno degli ultimi arrivati, mette dentro la palla per Kalinic che fa il gol del 3-0. Senza storia, ragazzi. Poi ancora la Fiorentina colpisce in contropiede sempre Kalinic. Mi sembra sempre Kalinic. Sotto di lui c'era Ilicic. Kalinic sta andando verso la porta, Miranda lo ferma. E questa era chiara occasione da gol, quindi rosso, espulsione netta, già in diretta, sembrava espulsione netta, l'arbitro non può fare altro che espellere Miranda. Poi l'Inter diciamo che era in uno stato proprio confusionario, ragazzi, perché perdi 3-0, sei un uomo in meno, sei uno stato confusionario e sembrava che fosse tutto finito. Invece, nel secondo tempo, l'Inter, diciamo che prima di finire il primo tempo, Tatarusano stava per fare una cavolata incredibile. Retropassaggio per lui che svirgola la palla, cerca di cacciarla avanti, invece la svirgola all'indietro per poco non fa un autogol clamoroso. Secondo tempo, calcio di punizione per l'Inter. Calcio di punizione per l'Inter che viene battuto questo calcio di punizione e colpo di testa di Icardi a porta vuota perché Tarusano non si sa dove è andato, è andato a farfalle praticamente, palo, poi Roncaglia non è molto veloce ad andare sulla palla, Icardi ribatte e la mette dentro, 3-1 per l'Inter e l'Inter ci credeva, però diciamo che l'Inter già poteva prendere un altro gol nel primo tempo su un altro contropiede, se non era per il colpo di testa di Medel che aveva salvato tutto. Però questo quarto gol lo prenderà in un altro contropiede fantastico della Fiorentina, dove prende palla Ilicic, fa uscire Handanovic, la mette dentro per Kalinic, che la mette dentro, fa 4-1 e fa 3 gol Kalinic, tripletta per lui che si porterà a casa il pallone, se la ricorderà a lungo questa serata Kalinic. Poi ancora la Fiorentina sempre con Kalinic che ha provato il destro, poi Handanovic questa volta l'aveva messo in calcio d'angolo, la partita comunque finisce 4-1, un dominio totale. Mi dispiace caro Donato Inglese, ho visto che tu ancora una volta festeggiavi che la Juventus aveva perso ieri sera con il Napoli, almeno noi abbiamo giocato discretamente ieri sera. Abbiamo perso, però abbiamo giocato discretamente, ci abbiamo provato, non è il momento per noi, però
Forse voi che parlavate tanto di scudetto, io per l'Inter mi dispiace per mio nonno, perché mio nonno è molto obiettivo, sinceramente. Però vedete ragazzi, quando io dico io non la voglio con l'Inter, io quando mi dicevano ma dai, non è vero, ma perché la vuoi sempre con l'Inter? L'Inter vince perché è forte, se non gioca bene vince vuol dire che è forte. Sì, esatto. Però ragazzi, se una squadra gioca sempre male, perché con il Carpi l'Inter ha giocato male, con il Chievo l'Inter non ha giocato bene, con il Milan l'Inter non ha giocato bene. Vedete ragazzi, alla fine, e se una squadra gioca male, alla fine viene fuori che gioca male. Stasera l'Inter ha giocato male, come con il Carpi, solo che con il Carpi ha vinto al 93esimo e con il Milan ha vinto, però ha rischiato, Balotelli ha preso un palo, Andanovic ha fatto una bella parata. Con il Chievo, se non era per Medel che ha salvato un gol, l'Inter probabilmente perdeva. Poi quando affronti una grande squadra, quelle piccole puoi vincere 1-0, anche se non fai grandi partite e giochi male. Però alla fine quando becchi una grande squadra o una buona squadra, perché secondo me la Fiorentina è una buona squadra e sta diventando una grande squadra, quando affronti una buona squadra come la Fiorentina e giochi male, la Fiorentina fa come ha fatto stasera, te ne fa 4. Quindi, caro Donato Inglese, io penso che prima di essere contento sempre per le sconfitte della Juventus, io penso che tu debba forse dovresti guardare più la tua squadra, perché stasera la tua squadra ha fatto una figuraccia. Perché, vedi, io non mi sono mai permesso di fare fino ad ora un video dove prendo la bandiera della squadra avversaria. Prendo la bandiera della squadra avversaria e la alzo in alto quando gioca una squadra avversaria contro l'Inter, quando gioca una squadra avversaria contro il Milan o quando gioca una squadra avversaria contro chiunque, perché non è sportivo. Questo non è sportivo. Quindi tu fai come vuoi, tanto io non è che alla fine, a me alla fine non è che interessa niente. Però penso che Donato Inglese stasera si sia preso un attacco di panico perché quando ieri sera era convinto che la Juventus perdeva e ovviamente convinto che l'Inter vinceva, stasera mi dispiace per te, ma ti sei preso una bella batosta e visto che sono contento che l'Inter abbia perso, soprattutto per farti capire che forse tutte queste offese alla Juve alla fine ti rivengono contro. Ti rivengono contro perché io stasera non è che faccio il video pezzi di merda, non mi permetterei mai di dirlo. Io ho fatto un video normale, tu invece ogni volta che fai video offendi la Juve, questo non è sport, non è sportività, tu sei un personaggio pubblico, perfetto, anch'io sono un personaggio pubblico. Anch'io sono un personaggio pubblico, però non, certe esternazioni non le faccio. No, io non dico all'Inter continuamente pezzi di merda, pezzi di merda. Ho detto solamente che l'Inter ha giocato male e mi sono preso anche delle offese perché ho detto che l'Inter gioca male. E stasera si è dimostrato che ha avuto ragione. L'Inter ha giocato male e ha perso. La Juve sono due partite che gioca discretamente e non vince. È diversa la cosa. Il Milan sono due partite che fa un tempo buono e un tempo cattivo, una l'ha vinta e una pareggiata. Ha fatto sempre più punti della Juve. Questo è il concetto. Per la Juve non è il periodo giusto. Punteremo più in Champions. Per secondo me la Juve è più da Champions comunque che da campionato, sinceramente. E l'Inter se vorrà dimostrare di essere una grande squadra e di poter vincere lo scudetto, secondo me deve fare un buon pareggio oppure vincere a Marassi contro la Samp e non sarà facile, ovviamente. Bene ragazzi, questo è tutto. Io penso di aver concluso, quindi consiglio, non consiglio, può essere eseguito, no? Io consiglio a Donato Inglese magari di prendere meno in giro la Juve, dopo lui può fare quello che vuole, a me non interessa. Però vedere sempre con scritto godo merda, pezzi di merda, pezzi di merda, pezzi di merda, a me dà fastidio un po', dà fastidio perché darebbe fastidio anche agli interisti, dato che io non voglio prendere like, non voglio prendere mi piace o iscrizioni,
su offese, perché a me non piace, però purtroppo chi offende è molto sempre molto amato. Questa è una cosa abbastanza strana. E il problema è che, sinceramente, io ti consiglio, dopo tu sei su YouTube da molto più di me, però io le parolacce non le dico mai, quasi mai, non faccio certi gesti, non prendo a botte la mia telecamera perché la mia telecamera costa e quindi non la prendo mai a botte. E poi alla fine fai come vuoi, però vedi, forza di offendere gli altri e di essere contento per le sconfitte degli altri, alla fine quando tu fai una sconfitta clamorosa come stasera, che è stata un'umiliazione per l'Inter, beh, se c'era magari un altro come offendeva come offendevi tu, invece io non offendo e ti dico, magari cerca di essere un pochino più sportivo, che essere sportivi non è semplice, io penso di esserlo. E sono fiero di esserlo sempre stato e penso che lo sarò sempre. Quindi è un consiglio, poi fai come vuoi. Comunque io penso che l'Inter ancora possa lottare per lo scudetto. Faccio una buona fortuna all'Inter, anche se tu offendi sempre la Juve, sono sportivo e lo dico. Ciao ragazzi, sempre forza Juve.